Gennaro è il fratello, di tutti, che tutti avrebbero voluto avere nella loro vita, perché è una persona eccezionale, una persona che lotta da quando è nato, perché sta così da quando è nato, e pur lottando contro tutto e tutti, è riuscito a ottenere delle cose che gli hanno permesso di raggiungere gli obiettivi a lui cari. Grande passione per il calcio, e soprattutto per la politica. I primi riscontri, diciamo, della sua malattia, si sono avuti intorno ai 2 mesi, quando fu proprio mia nonna che ebbe qualche dubbio della sua condizione, e poi chiaramente andando avanti hanno avuto la certezza di quello che era. Insomma, lui, la sua malattia è tetraparesi spastica, il male diceva al 100%, non muove niente, non ha neanche un dito, è una malattia incurabile chiaramente. Anche se mia madre ne ha tentate tutte di cotte e di crude, non so mia madre come ha fatto nella sua vita a fare tutto quello che ha fatto. Oltretutto il nostro padre è mancato quando lui aveva 17 anni, io ne avevo 14. Siamo nell'analisi, se vogliamo, di quello che è stata la vita di Gennaro, la vita della famiglia comunque di Gennaro, e l'assoluta mancanza, come già ho detto prima, l'assoluta mancanza dello Stato, l'assoluta mancanza di aiuto. Una persona alle condizioni di Gennaro, può vivere tranquillamente con 250 euro di pensione e 500 da compagno, quando una sedia a rotelle costa da 500 a 700 euro. E infatti si vede, perché le condizioni di questa carrozzina, guardate come che roba, neanche questa passa lo Stato, non si ha un aiuto né pratico e neanche economico, perché se alla fine, le famiglie, diciamo, che hanno questo tipo di problematica in casa potessero avere un aiuto economico, non sarebbero neanche costretti ad abbandonare i propri figli. Lui ha perso mano a mano i denti nell'arco della vita. In Italia non ci sono strutture attrezzate per curare questo tipo di pazienti. Lui ha avuto la fortuna tantissimi anni fa di incontrare. Avevamo un medico del paese che era un dentista, il dottor Dorsi Enzo, il quale prese la responsabilità e il buon cuore di effettuare, di fargli questa protesi, ma certamente non è la soluzione giusta per un ragazzo in queste condizioni, perché è anche piuttosto pericolosa, perché non potendo effettuare un'impronta che faccia sì che poi la protesi rimanga ferma, oltretutto il fatto che lui non può togliersi con le proprie mani una protesi, ma ha bisogno sempre di qualcuno, porta dei rischi estremamente importanti, come il fatto di magari mangiarsela, quindi soffocare per una cosa del genere. Quello invece che è importante è che veramente si dovrebbe pensare, principalmente lo Stato, dare la possibilità a questi ragazzi di poter essere anestetizzati, quindi portati, può essere portati in cliniche, in ospedali, in anestesia completa. Noi siamo qui, siamo in Moldavia, precisamente siamo nella capitale della Moldavia, Chisinau. Abbiamo avuto la possibilità di avere delle informazioni di un certo dottor Palmas, diciamo uno dei responsabili di una clinica, del policlinico SOS Clinica Dentaria qui di Chisinau, che abbiamo una possibilità qui di poter ottenere qualche cura che in Italia, dove in Italia invece non c'è, dove in Italia non esiste. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. In Italia, al di là di non avere strutture, perché non è possibile, diciamo, fargli una protesi fatta bene, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile. Ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le due protesi inferiore e superiore, ci hanno chiesto dai 4 ai 5 mila euro. 250 euro di pensione, 500 da compagno, e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre,
Non è che non sia possibile. È possibile, è che non lo fa, non lo possono fare solo chi ha soldi. In Italia c'è solo la possibilità di andare privatamente. E quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30 mila euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5 mila euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto la possibilità di poter fare questo economicamente, ma anche il discorso di abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. Devo essere sincero, non mi aspettavo di trovare una comprensione, un amore verso questo tipo di problemi, cosa che purtroppo in Italia non c'è. In Italia c'è un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Può esistere una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. Benvenuti alla seconda puntata del nostro format dedicato alle cure estreme della bocca e più precisamente al problema delle cure sanitarie. Perdere i denti psicologicamente è paragonabile allo shock di una mutilazione fisica. Ho visto donne di soli 35 anni piangere di fronte a uno specchio vedendosi mutilate. Ragazzi giovani senza neppure un dente per poter mangiare, potersi relazionare, oppure persone disabili che avevano subito l'estrazione di tutti i denti con una protesi poi di plastica in bocca. Perdere un dente sul piano psicologico che fisico equivale alla perdita di un dito. Pensate a perdere tutti i denti, non è solo un apparato per mangiare la bocca. Con la bocca si parla, ci si relaziona con gli altri, in sintesi si costruisce il proprio futuro. Denti e mani sono la prima cosa che le donne guardano in un uomo. La posizione sul viso del sorriso è centrale, li rende un efficace biglietto da visita sociale. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Alcune categorie di pazienti si ammalano di carie e non hanno possibilità di curarsi. Il problema diventa sempre più grave fino addirittura alla perdita appunto dei denti. Perdere i denti significa avere problemi estetici, avere la piorrea significa avere il fiato che puzza. Quando parli con le persone, queste reclinano la schiena indietro per non sentire il fetore che esce dalla bocca malata. Il paziente che non può curare i denti viene etichettato come poveraccio senza soldi oppure come un drogato dai suoi circoli sociali. I non addetti ai lavori ignorano che, come nel caso della malattia parodontale, la piorrea, la causa sia genetica. E la ragazza che ami inizia a avere repulsione nel baciarti. Il bacio è il termometro dello stato di salute di una coppia. Se hai la bocca marcia, chi è che ti bacerà mai? Pensi che con la litosi avrai mai la donna dei tuoi sogni? Oppure che avrai mai una partner che ti darà i figli che meriti in questa unica vita? Come poi vedremo nelle puntate più avanti, in realtà dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare dei soldi. La prevenzione lascia nelle tasche delle famiglie miliardi di euro. Ho conosciuto pazienti rovinati dalle banche.
storie di genitori finiti in mezzo a una strada perché non gli avevano pignorato le banche e la casa, perché avevano un insoluto dovuto a un prestito incontrato con la banca per delle cure mediche. Tutto questo non dovrebbe essere consentito nel 2017. Ogni lavoratore paga mediamente più di 100.000 euro di tasse alla nazione durante la propria vita. I materiali per ricostruire integralmente una bocca ammontano a circa 6-7.000 euro. Per quale motivo al lavoratore che ha pagato le tasse non vengono riconosciute le cure sanitarie della bocca? Ci sono decine di studi scientifici riguardanti l'impatto che comporta la difficoltà di alimentazione sulla qualità della vita dell'anziano. Tutti, prima o poi, con un po' di fortuna, arriveremo alla terza età. Provo tenerezza e rabbia quando vedo un anziano che è indifeso e umiliato nella dignità dallo Stato, quando vedo quei servizi alla TV degli anziani che fanno la fila alla Caritas per poter avere un pasto. Ragazzi, svegliamoci, questa è una guerra contro lo Stato per riottenere i nostri diritti umani. Tutto questo.